Questo programma è offerto da disavventura per un uomo di Partinico, vittima dell'ennesima rapina a mano armata. Gli aggressori hanno atteso che l'uomo, di professione chef presso la sala ricevimenti Borgo degli Angeli, fosse in possesso dell'incasso della giornata per tentare così l'agguato. La vittima ha subito avvertito le forze dell'ordine, che poco dopo sono stati inoltre avvisati della presenza di un'auto in fiamme al confine tra Balestrata ed Alcamo, probabilmente l'auto utilizzata dai rapinatori per effettuare il colpo. Adesso i carabinieri cercano di far luce sulla vicenda, indagando inoltre sull'ipotesi di una possibile talpa che avrebbe informato i malviventi sugli orari dello chef. È accaduto in Via l'Europa a Mesilmeri. Un uomo si aggirava con fare sospetto quando è stato avvistato da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri in transito in quel momento. I militari a distanza hanno tenuto sotto controllo l'uomo. Poco dopo la persona, evidentemente sentendosi al sicuro, iniziava ad armeggiare nei pressi della vetrina del supermercato Spaccio Alimentare, portandovi un copertone e dandovi fuoco. In quel momento i carabinieri sono intervenuti sul posto bloccando l'uomo dopo un breve inseguimento a piedi e allontanando il copertone in fiamme dal palazzo onde evitare il propagarsi dell'incendio. L'uomo, Destro Leonardo, nato a Palermo, residente a Mesilmeri, si trova tuttora in regime di arresti domiciliari come disposto in sede di udienza di convalida dal GIP di Termini Imerese. Dovrà rispondere di incendio e danneggiamento. Alla Valtour le cose non vanno per nulla bene e di certo i suoi dipendenti stanno ancora peggio. In Sicilia, precisamente a Pollina, uno degli storici stabilimenti della catena vacanziera sta per lasciare a piedi più di 100 dipendenti. Per l'esattezza si tratta di 105 lavoratori Valtour che dal 1 gennaio resteranno senza lavoro. Il tour operator in amministrazione straordinaria ha avviato le procedure di licenziamento per il personale che resterà in cassa di integrazione in deroga fino al mese di dicembre. Poi i licenziamenti diventeranno una crudele realtà. A renderlo nodo è la fissa SCAT CISL, al termine del vertice romano sulle vertenze, che si è concluso con una fumata nera. Elena Maria Vanelli, della segreteria del sindacato, dichiara che la politica e le istituzioni devono attuare al più presto interventi concreti di sostegno al turismo, comparto strategico per la ripresa economica ed occupazionale del nostro paese. Per quanto riguarda il futuro dei lavori stagionali che operano nel villaggio Valtour di Pollina, ha chiusato: attendiamo l'esito dell'incontro al Ministero dello Sviluppo in programma per venerdì prossimo. Il sindaco di Termini Imerese, Totò Burrafato, rattristito dal furto del busto di Nicolò Palmeri, ha trasmesso una nota in cui si legge: abbiamo disposto ogni opportuna verifica sperando di rinvenirlo nei paraggi, convinti che si trattasse di una vigliaccata di qualche balordo che ha realizzato questo gesto scellerato. Nella tarda mattinata, non avendolo rinvenuto, non c'è rimasto che sporgere regolare denuncia contro ignoti. Questo vile gesto non può restare senza colpevoli. Confidiamo in modo convinto nell'azione degli inquirenti, che sin da subito si sono messi al lavoro per tentare di recuperare l'importante statua. Esprimiamo ferma condanna e disappunto per quanto accaduto. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Il personale dell'Istituto Comprensivo Monreale 2 di Pioppo ieri ha avuto una sorpresa all'apertura mattutina della scuola. Nella notte a cavallo tra domenica e lunedì, infatti, qualcuno si sarebbe introdotto nella struttura, fuggendo con un ricco bottino a livello di materiale informatico. A mancare sarebbero 4 monitor, un PC portatile e un microfono. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, i malviventi si sarebbero introdotti dal cancello principale, che poi avrebbero lasciato aperto, nonostante la presenza di un sistema d'allarme. Adesso la palla passa alle forze dell'ordine, che dovranno avviare le indagini per tentare di risalire ai malfattori. Sono passati molti mesi dopo la decisione unilaterale presa dal comune di Ficarazzi, che lo scorso 2 aprile ha stabilito il divieto al transito veicolare ai mezzi pesanti superiori alle 5 tonnellate sul tratto della strada statale 113 che attraversa il comune di Ficarazzi. Il comune non ha mai smesso di controllare il transito del paese, anche durante il periodo estivo. Ma parecchi furbetti aggiravano l'ostacolo del divieto passando per la via Meli, così da ritrovarsi sulla strada per Bagheria dopo il cimitero. Altri invece, più intrepidi, decidono di sfidare la sorte e passare per il paese. Ma i controlli si sono più che mai accentuati. Molte le multe fatte in questi giorni ai mezzi pesanti che invadono il centro, che pur conoscendo il divieto, insoluti del provvedimento, continuano a passare con i loro autoveicoli. Alcuni di questi, sottoposti all'alto della Polizia Municipale, ci confessano che il disagio creato dal provvedimento è di gran lunga superiore a quello che creavano i mezzi pesanti in transito nel paese e che quelli più colpiti da questo provvedimento sono gli autisti, che fanno solo il loro lavoro. Stiamo tamponando l'emergenza. Il servizio idrico tornerà alla normalità nei prossimi giorni. A dichiararlo è il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, riferendosi alle enormi difficoltà derivanti dalla mancata erogazione dell'acqua potabile vissute dai cittadini negli ultimi giorni, in diverse zone del territorio cittadino. Considerati i disservizi dei giorni precedenti, ha concluso il sindaco, serviranno 2-3 giorni per ritornare alla normalità. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio che stanno vivendo, sebbene indipendente dalla nostra volontà. Intanto l'amministrazione comunale, proprio per gestire le emergenze e le situazioni più difficili, in queste ore ha inviato diverse autobotti per rifornire i cittadini. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! A Cefalù l'estate continua, almeno fino a domenica 28 settembre, grazie alla prima edizione della manifestazione Vento da Mare, il Festival Internazionale del Vento e del Mare. Si partirà domani, mercoledì 24, per arrivare fino alla domenica, per vivere ancora gli ultimi giorni di un'estate già finita, ma mai veramente cominciata.
Ci sarà spazio per tutti, grazie alle tante attività previste dalla manifestazione. Aquilonisti e sportivi provenienti da tutto il mondo coloreranno il cielo e il mare della cittadina normanna. Voli acrobatici, parapendio in tandem, vela, surf. Ci sarà spazio anche per gli amanti delle escursioni e della speleologia, grazie alla presenza degli istruttori della sezione cefaludese del CAI. Vento da mare darà spazio anche al gusto. Presso il villaggio del vento sarà infatti allestito un percorso gastronomico dove sarà possibile degustare cibo da strada, piatti a base di pesce e prodotti provenienti dalle aziende del territorio. Il festival ospiterà anche una fiera dell'artigianato e di prodotti tipici locali. E poi ci saranno i tour in giro per la Perla del Tirreno e spazio anche per gli appassionati di fotografia e dell'artigianato. Infine troveranno anche spazio i simposi e convegni, musica, concerti ed esibizioni di DJ che daranno in scena al Lido Apollo e alla Valle Club. Insomma, un'occasione da non perdere assolutamente. Per maggiori informazioni visitate il sito www.ventodamare.it. Il comune di Ficarazzi, 4 anni fa, si è indirizzato verso il settore verde con la creazione di 2 impianti fotovoltaici siti nel territorio ficarazzese. Soldi pubblici impiegati in malo modo, nessuna efficienza. Solo una disorganizzazione dell'amministrazione martorana, o almeno questo è il pensiero del consigliere comunale del gruppo di minoranza, Marco Martorana, che ha parlato per le telecamere di Canale 8. Noi del gruppo di minoranza abbiamo presentato già nell'aprile scorso una interrogazione al Consiglio Comunale nel quale chiedevamo all'amministrazione se questi impianti che erano stati realizzati e già posti in essere negli edifici scolastici di proprietà comunale, che sono il plesso della scuola elementare Tesauro, scusate, ed il plesso della scuola Luigi Pirandello, la scuola media statale di Ficarazzi, se fossero funzionanti. L'intento di questa interrogazione era duplice. Da un lato volevamo appurare effettivamente che i soldi spesi per la realizzazione di questi impianti fossero messi a frutto. Dall'altro volevamo valutare anche come questa amministrazione si stesse muovendo sul fronte del contenimento e della gestione dei costi di servizio di quelle che sono le utenze di proprietà comunale. Infatti non c'è dubbio che se questi impianti funzionassero e producessero energia, rendessero queste i plessi autonomi dal punto di vista del consumo energetico, con dei riflessi benefici su quelle che sono le casse comunali, E ovvero quanto si risparmierebbe. risparmierebbe il comune se questo impianto fosse in funzione? Allora, una quantificazione precisa di quanto risparmierebbe, io non gliela posso fare perché dovremmo andare a vedere qual è la produzione di questi impianti, che varia ovviamente dall'intensità del sole e da altri fattori, e poi è commisurata anche ai consumi di quelle che sono della bolletta energetica di questi prezzi. Non c'è dubbio però che essendo tarati questi pannelli fotovoltaici per garantire l'indipendenza energetica di questi plessi, avremmo un sostanziale azzeramento di quello che è il consumo energetico delle due scuole e rimarrebbe a carico del bilancio comunale soltanto la quota fissa che pagano questi contatori, i 12 euro al mese, dipende diciamo dalla potenza che impiegano. Dico, Ora, possiamo parlare di fotovoltaico della truffa, dunque? fotovoltaico della truffa no, però sicuramente dalla risposta che noi abbiamo ottenuto da l'ingegnere Cecchini alla nostra interrogazione, ne abbiamo desunto che questa amministrazione è poco attenta a questo aspetto. Perché per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici impiantati nella scuola elementare, l'unico problema che impedisce a questi pannelli fotovoltaici di produrre dei benefici, ovvero garantire lo sconto nella bolletta, è il fatto che l'Enel non ha ancora posto il contatore a discarico, cioè il contatore che misura la quantità di energia che viene prodotta da questi pannelli, e pertanto non c'è la possibilità di sgravare il relativo l'utile che si produce di questa energia dal costo della bolletta. Basterebbe semplicemente, come abbiamo detto al responsabile dell'ufficio
tecniche abbiamo raccomandato all'amministrazione di essere più efficace nei confronti dell'Enel nel richiedere l'installazione di questo contatore. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici montati invece nella scuola media, il problema era di carattere tecnico-burocratico, in quanto la regione erogatrice di un finanziamento che ha permesso la ristrutturazione più complessiva della scuola non aveva ancora nominato un ingegnere, un tecnico che procedesse al collaudo della struttura. Pertanto, non essendo ancora collaudati, questi pannelli non potevano entrare in funzione. Anche lì però bisogna sollecitare gli organi di competenza ad compiere i propri adempimenti. Non c'è dubbio che comunque laddove questa amministrazione poteva incidere sul contenimento dei costi, non l'ha fatto secondo noi colpevolmente. L'abbiamo anche puntualizzato nella sede dello scorso Consiglio Comunale, dove siamo andati a votare la determinazione delle aliquote TASI e TARI, in quanto la gestione dei costi, l'analisi dei centri di costo di quelle che sono le spese del Comune, risulta essere di fondamentale importanza all'interno dell'attività degli enti locali, stante ormai la consolidata politica di taglio dei trasferimenti da parte dello Stato nazionale, del governo nazionale e del governo regionale a compartecipazione del bilancio comunale. Pertanto, essere più attenti, applicare delle politiche di contenimento dei costi anche sulle utenze, quindi utenze elettriche ma anche telefoniche, potrebbe portare dei notevoli benefici per i cittadini, in quanto il Comune sarebbe meno necessitato a richiedere tasse ai nostri concittadini, cioè potrebbe abbassare l'aliquota TASI, potrebbe abbassare l'aliquota IMU o l'addizionale IRPEF, che sono le tasse che comunque gravano direttamente sulle tasche dei cittadini. È uno spreco di soldi pubblici che è un tema di grande attualità. Quando invece ci sono delle gravi mancanze all'interno del comune, come impiegherebbe lei, diciamo, i soldi delle casse del comune di Ficarazzi? Allora, come ben le specificavo, occorre adesso incominciare a attuare una seria politica di gestione dei costi, valutare all'interno della macchina comunale quelli che sono gli sprechi, ovvero quella spesa che è improduttiva, nel senso che non produce un beneficio diretto al cittadino, e laddove ci si rende effettivamente conto che alcune spese possono essere risparmiate attraverso una migliore organizzazione anche del sistema, della macchina burocratica, cominciare a apportare, diciamo, queste migliorie che si riflettono in minori costi di gestione. Quello che noi abbiamo rimproverato a questa amministrazione è di averne fatto uno slogan ma di non averlo tradotto nei fatti. Ad esempio, nella votazione del bilancio consuntivo, quindi del rendiconto di gestione, cioè di come ha speso l'amministrazione comunale i soldi dell'anno 2012, noi abbiamo in evidenza come la tanto conclamata politica di riduzione dei costi della macchina amministrativa comunale decantata dal nostro sindaco, l'avvocato Paolo Martorana, con la riduzione delle aree, al netto di quelli che erano stati i pensionamenti, ovvero degli stipendi in meno che pagava il comune agli impiegati, perché comunque quell'impiegato era andato in pensione, era pressoché ininfluente. Quello che noi diciamo a questa amministrazione è di avere più coraggio nel prendere delle decisioni, assumendosi anche la responsabilità di sbagliare. Tutto ciò non lo vediamo, ma non si vede di più, è il riflesso più negativo di questa mancanza di gestione dei servizi, è appunto nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. Che a quanto pare la raccolta differenziata è pronto allo 0%, sì, quindi una promessa che non... Dico, quest'anno, come lei ben sa, è entrato in vigore un nuovo tributo, che è la TARI, che va a sostituire la vecchia TARSU per quanto ci riguarda, perché noi avevamo il regime TARSU. Il primo impatto che ha sui cittadini questa tassa è stato quello di obbligare i comuni a coprire
coprire il 100% del costo del servizio. Ora, un'amministrazione comunale che comunque sa per tempo, perché l'ingresso della Tari noi lo sappiamo già dall'anno scorso, anzi dall'anno precedente, perché l'anno scorso avremmo dovuto introdurre la Tares che imponeva il 100% della copertura del costo, tu che sai comunque che sarai costretto a coprire l'intero costo del servizio attraverso il gettito di questa tassa, incominci ad introdurre nella gestione del servizio dei principi che ti portano a realizzare delle economie. Uno di questi era la raccolta differenziata, eppure le premesse di questa amministrazione sembravano essere buone. Come noi abbiamo sottolineato in Consiglio Comunale, questa amministrazione si era posta l'obiettivo nel 2012 di raggiungere il 40% di differenziata. La qualcosa avrebbe permesso una riduzione sensibile dei costi di gestione del servizio, in quanto conferendo già meno in discarica, dovendo pagare una bolletta di discarica più leggera, sicuramente il costo sarebbe diminuito. Questo non è avvenuto, non solo quel po' di differenziata che si era incominciato a fare all'interno del territorio comunale adesso non si fa completamente più, ma si è anche instillata nei cittadini la coscienza dell'inutilità del loro comportamento positivo, perché tanto pure quella differenziata che loro facevano alla fine veniva buttata tutta all'interno dello stesso compattatore, quindi veniva tutta confluita in discarica, cosa che molti cittadini hanno sottolineato, lamentandosi anche nei social network. Pertanto, sotto questo punto di vista, anche qui l'amministrazione ha peccato nella mancanza di coraggio di attuare delle misure che incominciassero a gestire il servizio in maniera differente, economicamente ed ecologicamente più sostenibile per i cittadini. Noi, in sede di approvazione del regolamento Tari, avevamo proposto un emendamento, perché comunque l'altro aspetto di questa tariffa è che la tariffa viene commisurata su due indicatori, uno sono i metri quadri, l'altro i componenti, quindi si tiene in considerazione anche del fattore della produzione potenziale dei rifiuti. Quindi c'è una parte fissa e una parte variabile della tariffa. Noi avevamo proposto di incominciare a differenziare quei cittadini che vogliono impegnarsi in un cammino di maggiore sostenibilità del servizio differenziando i propri prodotti, riconoscendo un premio di 8 centesimi di euro ogni chilo di prodotto differenziato che veniva conferito al servizio pubblico. Le modalità poi attraverso le quali i cittadini avrebbero dovuto usufruire di questo sconto sarebbero dovute essere messe a punto entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento da un'apposita commissione composta dai responsabili degli uffici comunali, quindi dell'ufficio tecnico che organizza il servizio e dell'ufficio tributi. Questo nostro emendamento, purtroppo, che era improntato quindi da un lato a mettere in evidenza la rottura, diciamo, con l'attuale gestione del servizio che porta tutto in discarica, quindi premiando chi differenzia e quindi chi butta meno in discarica, è stata respinta dalla nostra maggioranza consiliare, che purtroppo non ha saputo ben interpretare il significato del nostro emendamento e ha perso, secondo me, l'opportunità di incominciare a ragionare su come porre una migliore, più efficiente gestione del servizio che possa apportare un beneficio anche sulla bolletta che poi il cittadino va a pagare per questa tipologia di servizi. Allora, un altro investimento pubblico inutilizzato è quello del sistema di videosorveglianza. Sì, quali le ragioni secondo lei? Purtroppo qui noi l'abbiamo messo, tutto quello che lei mi sta dicendo, diciamo, l'abbiamo messo in evidenza in un volantino che stiamo distribuendo adesso alla comunità per fare sapere, insomma, un pochettino quello che noi facciamo all'interno del Consiglio Comunale.
quello che avviene nel dibattito consiliare. Uno, diciamo, dei punti sui quali noi abbiamo puntato l'attenzione nel corso della nostra attività consiliare è stato appunto il sistema di videosorveglianza comunale. Un sistema di videosorveglianza che era il fiore all'occhiello del comune di Figarazzi, in quanto non solo garantiva un migliore controllo del territorio, ma era anche di supporto all'attività investigativa degli organi di polizia che si trovano ad operare nel nostro territorio per la prevenzione e la repressione di tutti i reati che si perpetrano nel nostro territorio comunale. Non da ultimo la rapina che è stata fatta al negozio di elettrodomestici di Miosi, dove hanno scassato proprio in un negozio del corso Umberto la vetrina antisfondamento. Noi abbiamo chiesto questo sistema di videosorveglianza se fosse funzionante, come funzionava ed anche in virtù del finanziamento che il Comune di Figarazzi ha ottenuto dal Ministero degli Interni a valere su fondi del PON Sicurezza per l'implementazione dello stesso. Abbiamo chiesto quante videocamere funzionassero e, nel caso in cui non funzionassero, perché non funzionassero. La risposta che ci ha dato il nostro comandante dei vigili, al quale diciamo riconosco comunque il merito di svolgere un buon lavoro all'interno del nostro territorio, purtroppo mi ha dovuto rispondere che soltanto 3 videocamere sul totale di 19, mi pare, che ne sono installate, erano funzionanti, e questo per carenza di manutenzione, ovvero la mancata manutenzione di questi impianti di videosorveglianza ha fatto venire meno l'efficiente funzionamento di questo servizio. È possibile promettere ai cittadini che l'impianto venga risanato entro una data precisa, secondo lei? Allora, l'impianto, noi abbiamo chiesto questo in Consiglio Comunale, ovvero che l'amministrazione ci desse una scadenza entro la quale si impegnava a ripristinare la piena funzionalità di questo servizio. Abbiamo ottenuto la generica promessa da parte, diciamo, del nostro comandante dei vigili che non appena fossero riusciti a mandare in gara l'appalto dell'implementamento del servizio di videosorveglianza, che al momento si trovava bloccato per, diciamo, delle lentezze burocratiche, avrebbero rimesso a posto l'intero servizio di videosorveglianza. Lui ci aveva dato come scadenza il giugno di questo anno. Non so se effettivamente questo è stato fatto, però siccome non abbiamo evidenza che questa gara sia andata in appalto, dobbiamo supporre che ancora il nostro sistema di videosorveglianza purtroppo non è funzionante. Ci ripromettiamo comunque, abbiamo dato tempo tutta l'estate, adesso a settembre, di ripresentare un'interrogazione sull'argomento per capire effettivamente se l'amministrazione si è adoperata per restituire alla comunità questo importante, a nostro giudizio, strumento di controllo del territorio. Purtroppo viviamo noi una realtà nella quale patiamo notevoli atti vandalici. Su questo, diciamo, ci sono delle persone che non gradiscono vivere in un contesto ben curato e perfettamente vivibile. Però ci sono persone che sentono questa necessità di maggiore sicurezza. Sicuramente le forze dell'ordine danno il loro massimo nell'assicurare la sicurezza del luogo in cui viviamo, però io ritengo che fornirgli questo ulteriore strumento, oltre a essere un deterrente, permetterebbe di svolgere la loro azione, l'azione delle forze dell'ordine, in maniera più efficace e puntuale proprio sull'aspetto della repressione di questi eventi vandalici che purtroppo imperversano nel nostro territorio. Ok, diamo diritto di replica al sindaco di Figarazzi Martorana e ringraziamo il consigliere Martorana. Grazie a voi.
Questo programma è stato offerto da... Un caro saluto a tutti gli amanti della meteo e a tutti gli appassionati di ilmeteo.it. Previsioni per martedì 23 settembre 2014. Equinozio d'autunno con una prevalenza di sole su tutta l'Italia, ma peggiora in Sardegna con l'arrivo dei temporali. Ecco il dettaglio firmato da ilmeteo.it. Al nord tempo generalmente soleggiato su tutte le regioni con cielo terso e limpido per tutta la giornata. Al centro, bel tempo sulle regioni peninsulari, salvo l'arrivo di residui piovaschi mattutini su Abruzzo e Molise. Peggiora in Sardegna con il sopraggiungere di piogge ed isolati temporali, specie sui settori settentrionali dell'isola. In nottata nubi aumenteranno sulla Toscana e sul Lazio, presagio di un peggioramento. Spostiamoci al sud, dove la giornata sarà soleggiata su gran parte delle regioni, più nubi sulla Sicilia orientale, anche con piogge sul Messinese e Catanese. Venti freschi da est su tutti i bacini, locali rinforzi sul basso Adriatico e sul Mar Ligure. Temperature. Minime in diminuzione al nord con soli 7-12 gradi, tra 15 e 24 gradi sul resto dell'Italia e in Liguria. Durante il giorno ci attendiamo 20-24 gradi al nord, 21-29 gradi al centro e fino a 32 gradi al sud. Valori più bassi poi sui settori orientali. Il meteo.it vi augura un buon equinozio autunnale e vi ringrazia per averci seguito. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 23 settembre, si festeggia San Pio da Pietralcina. Il nome Pio deriva dal soprannome latino Pius e Pia nel significato di colui che adempie ai doveri morali e religiosi. Dice il proverbio: lunedì nuvoloso, settimana chiara. Sono nati oggi l'imperatore Augusto, re Charles, Julio Iglesias. Il 23 settembre 1122 il concordato di Worms pone fine alla lotta per le investiture fra papato e impero. Solo il pontefice avrà il diritto di nominare i vescovi, l'imperatore di attribuire incarichi temporali. Nel 1889 nasce a Kyoto la Nintendo, l'azienda che inizialmente produceva carte da gioco e poi passata ai giochi meccanici ed elettronici. Oggi è una delle più grandi compagnie del Giappone. Infine, il 23 settembre 1999, la NASA perde il contatto con la sonda Mars Climate Orbiter, che a causa di un errore di navigazione si inserì troppo in basso nell'orbita di Marte e andò distrutta dall'eccessivo attrito. Arthur Conan Doyle ha detto: nulla è piccolo per una grande mente. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 23 settembre. Ariete, niente di nuovo per quanto riguarda il vostro panorama astrale e, data la situazione piuttosto delicata, non si tratta di una gran notizia. Il settore con maggior criticità è quello della famiglia, che si trasforma in una fonte di seccature. Toro, potete continuare a dormire sonni tranquilli. La luna, ancora fissa in un congeniale segno di terra, vi garantisce una giornata scorrevole. Comunicazioni e viaggi, soprattutto a breve raggio, oggi sono i settori privilegiati. Approfittatevi. Gemelli, che disdetta questa luna in Vergine, soggiornando in un segno che non è affatto nelle vostre corde, rende tutto più problematico e complicato. La situazione già poco esaltante oggi potrebbe peggiorare. Dovete fare appello alla vostra tenacia. Cancro, vi aspetta una giornata vivace ed effervescente e di questo dovete ringraziare la Luna, Venere e Nettuno, che vi appoggiano senza condizioni. Oggi la vostra fantasia si fonde con un intuito che ha quasi del medianico, con effetti strabilianti. Leone, con Saturno in quadratura tutto risulta più faticoso. L'avrete già capito da soli che oggi vi toccherà mettere in campo tutta la vostra tenacia. Tra beghe di lavoro e grattacapi di natura personale oggi non avete tempo neanche per respirare.
Vergine, baciati dalla benevolenza planetaria con la Luna nel segno e con Venere e Saturno armonici, sarete concreti, carismatici, intuitivi, insomma, una meraviglia. Amicizie e rapporti sociali sono in cima ai vostri pensieri, con possibili risvolti anche pratici. Bilancia, il vostro panorama astrale è punteggiato di numerose neutralità astrali, ma troverete la spinta giusta nei sestili di Marte e del generoso Giove. Decidete di sfruttare il vostro intuito, oggi davvero fuori dalla norma, per aiutare il prossimo. Scorpione, la Luna fissa nell'amichevole Vergine, oggi supera se stessa e si allea con Saturno per regalarvi una giornata del tutto priva di sbavature. Grazie alla vostra ferrea organizzazione riuscite a trovare tempo per tutti, persino per voi stessi. Sagittario, nessuna novità purtroppo, il che equivale a dire che il barometro del vostro panorama astrale è fisso sul tempo burrascoso. Non resta che pazientare, tanti gli impegni a cui oggi dovete tenere testa e tante anche le difficoltà, soprattutto sul lavoro. Capricorno, nessuna nuova buona nuova, la Luna ancora in una fine segno di terra vi appoggia a tutto tondo, fattivamente coadiuvata da un concreto Saturno. Fantasia e senso pratico vanno a braccetto e vi regalano una marcia in più. Oggi niente è impossibile. Acquario, in orbita silenziosa dalla Vergine, la Luna non vi ostacola, ma non fa davvero nulla per favorirvi. Sul lavoro un progetto non vuol saperne di decollare, ma forzare i tempi quando non ci sono le condizioni per agire sarebbe inutile e forse anche dannoso. Pesci, la Luna persiste nella sua irritante opposizione che frena e ostacola ogni vostro progetto. Ormai siete davvero sul punto di perdere la pazienza. Potreste sentirvi traditi dal comportamento di una persona a voi molto vicina e reagire con veemenza.